Diceva appunto il grande Pasquale Esposito, interpreto il ruolo di Gesù ormai da 24 anni, dopo aver, c'è anche la signora che fa, di sicuro avrei rinunciato al mio ruolo da tempo per problemi fisici. C'è infatti, ci fu all'epoca un referto medico che vietava di fare sforzi o movimenti bruschi a causa della colonna vertebrale. Comunque Pasquale è stato veramente una colonna della processione. Le uscite che viene affisso pubblicamente nella bacheca della parrocchia per dimostrare che non c'è alcuna forma di lucro da parte di nessuno. E poi c'era una testimonianza orale da parte di Maria Schiavone, detta Marittella Accone, un'arzilla signora di 94 anni e passa, che fino a poco tempo fa un'assidua frequentatrice della parrocchia. Durante le prime edizioni degli anni 20 e 30, i contadini a Cerrano, che erano molto poveri, portavano al parroco frutta, verdura, pollame e uova da vendere al mercato, il cui ricavato serviva a finanziare la processione. Questi sono aneddoti che appartengono a un tempo che fu. Poi c'è una testimonianza molto bella tratto dal libro di Eschamaron, di Come la vivo io, di Tonino Tagliamonte, che recitava in questo modo: una volta da Cerra si svolgevano tante processioni, Corpus Domini, gli altari, San Cuono sia a maggio che a settembre, le 40 ore, l'Annunziata, Sante Spirito, Sant'Antonio, San Giuseppe, ma la processione in assoluto era quella del Venerdì Santo. La mamma di Tonino, Costanza, diceva: ah, processione. Tonino aveva 7 anni nel 1954 quando Suor Maria Speranza gli procurò un vestito da paggetto e per mano lo condusse dietro a Gesù morto per tutte le strade di Acerra. Da allora, per 35 anni, Tonino non mancò nessuna processione, da paggetto, da giovane esploratore, da presidente della Pier Giorgio Frassati. Lui ha contato anche i soldi delle offerte, da semplice fedele e da amministratore comunale. Fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, ci andava, ma non riusciva più a sostenere tutto il tragitto. Ancora oggi, quando la tromba non più di Paolo Ciaccione, scomparso da qualche anno, ma dal parente stretto Francesco Elia, fende l'aria, un'esplosione avviene nel cuore di tutti gli acerrani, anche nel cuore di Tonino Tagliamonte si avvertiva questa grossa emozione, con un nodo alla gola, e non si riusciva a trattenere le lacrime. Era, come dire, un lampo. Tutti preparavano le lampadine al passaggio serale del corteo
in via Roma, dove risiedeva da giovane Tonino Tagliamonte. Sto raccontando appunto un aneddoto scritto nel libro Esce a Maron del caro compianto Tonino Tagliamonte. Zia Costanza era vestita di nero in fila con migliaia di donne che accendevano i ceri. C'era Monsignor Capasso, vescovo di Acerra, che attendeva il passaggio della processione in piazza Duomo, fondendosi tra la folla. Erano altri tempi. Hanno chiesto da sopra dopo dove devono seguire, forse è arrivato un cattivo messaggio, il fatto delle pagine, magari se puoi ripetere. Allora io mi metto adesso davanti, se riesco a vedermi. Allora, non è colpa nostra, in questo momento chi mi sta seguendo sulla pagina di Casa Teatro APS va benissimo, però questo filmato noi lo dovevamo anche condividere sul mio profilo, sul profilo Il Pappeccio, testata giornalistica, sul gruppo chiuso Acerra nel mondo, mentre siamo in diretta anche su YouTube. Ma ciò non è stato possibile, ma non per colpa nostra, tra virgolette, per colpa di Meta Facebook. Allora, seguitemi su Casa Teatro APS. Chi mi sta seguendo può condividere sulla sua pagina o taggare qualche amico, quindi allarghiamo il cerchio delle condivisioni. Per il momento io non posso assolutamente condividere sul mio profilo se non al termine di questa diretta. Che succede? Che chi andrà sul mio profilo rivedrà questa registrazione in differita e non la vedrà in diretta. Spero di essere stato chiaro. Michele, se tu ti fai un poco più avanti all'ombra, vedi bene tu, io vado più indietro e mi rimetto dietro le telecamere. Ok, grazie. Ecco, in questo momento c'è la Madonna. C'è la Madonna che è Angela D'Onofrio, sta prendendo la sua posizione. Il maestro Peppe Renella, tutta la scuola, la civica scuola di musica, eccoli qua, stanno prendendo già possesso, buonasera, delle loro postazioni. Sta arrivando anche il professor Modestino De Chiara, giovanissimi come vedete, questo è il nostro orgoglio acerrano. Ecco, vediamo del Modestino, prendiamo al volo Modestino, siamo in diretta. Un'altra emozione quest'anno, un'emozione forte, perché la processione del Venerdì Santo è qualcosa che ci appartiene. E cresce la moltitudine musicale. Sì, ma sono tutti giovani. Giovanissimi. Io prima ho parlato del maestro Elia, sì. Detto dopo Paolo c'è uno suo stretto parente che questa tromba fende l'aria, ti accarezza l'anima. E continuiamo la tradizione bandistica che dura da 165 anni. Grazie anche al vostro sostegno, noi siamo qui. Grazie a maestro. Grazie. E viva la Pasqua Acerrana. Grazie Modestino, grazie. Grazie, sei una grande testimonianza vivente. Questo è Modestino De Chiara con la sua banda che stanno prendendo posto qui davanti alla chiesa, perché uscirà per primo la Madonna Addolorata, che farà il suo percorso attraverso via San Marco, perché poi c'è questo fatidico incontro che avverrà alla fine di questa piazza. Questa piazza la vediamo alla fine di Piazza Castello con via Trieste e Trento. Questo incontro è un'emozione veramente vissuta in diretta. Vieni qua Michele, ci spaziamo un poco tra il pubblico
c'è una bellissima presenza delle forze dell'ordine, da parte dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani, della DICOS, del gruppo operativo Le Aquile, che vorrei la presidente. Vorrei la presidente del gruppo operativo delle A. Io ti conosco benissimo, ma dite un nome e cognome. Assunta Ruggiero, presidente del gruppo operativo Le Aquile di Acerra. Quanti anni voi? Quasi 10 anni sul territorio acerrano. Grazie per il vostro impegno, per la vostra collaborazione affinché questa, tra virgolette, festa riesca nel migliore dei modi. Grazie mille. Assunta, grazie a te. Un pensierino da parte della Chiesa del Suffragio. Oh, grazie. Guardate quanto è bello. E vado a fare prevenzione assistenza. Ciao tesoro, grazie. Guardate quanto è bello. Questo è un Gesù cullato. Gesù cullato. Mi chiedono se stasera io in televisione non ci vado più. Ho fatto televisione per 42 anni, adesso vado in Facebook, ok? Vado in Facebook, non più in televisione. Ok. È tutto bello, guardate. Guardate, c'è. Ecco Michele, se camminiamo, perché adesso attendiamo che arrivino le statue, esce tutte e nove le scene della processione. La piazza è strapiena, Vogliamo intervistare qualcuno? Poi dopo vi racconterò sempre, sempre vi racconterò. Sì, ok, grazie. Scusate se ogni tanto io parlo con Michele Gaglioni, il mio alter ego, è un ragazzo straordinario, grazie a lui ci stiamo facendo questa diretta, vieni un po' con me. Vieni un po' con me, riprendiamo. Hanno vergogna, loro chattano su Facebook, ma no. Filomè, questa emozione secondo te che rappresenta? Si sente benissimo? Tutta la mia vita, non puoi immaginare. Perché siamo Cenali Doc? Sì, nel cuore, nell'anima. Qual è la scena che ti colpisce? Al di là del Sosso Scura? È l'incontro. L'incontro, ecco, io ho parlato prima dell'incontro, questo incontro, che poi, oltre ad essere un'immagine sacra, bella, no? È un'immagine forte, madre e figlio, certo. Madre e figlio. Una cosa meravigliosa, diciamo, è meravigliosa per quello che rappresenta per me, per l'emozione che sì, mi dà. Sì. Però è una scena molto pesante. Molto. Noi cercheremo di riprenderla nel migliore dei modi, perché ci sono centinaia di migliaia di persone in questa piazza. Guardate che siamo collegate anche in America, a Chicago, ci stanno guardando persone che non possono venire ad Acerra. Vi giunga un nostro calore, un abbraccio. Un abbraccio a tutti gli acerrani sparsi nel mondo. Grazie per questa tua presenza qui. Grazie, ti diede anche io tanto. Cerco di dare il mio contributo alla città, vi voglio far vedere, poi ritorniamo indietro velocemente, guardate quante persone, ringraziamo sempre le forze dell'ordine che sono prepotentemente presenti sul territorio, i carabinieri, la DICOS, i vigili urbani, veramente tutto organizzato nel migliore dei modi, guardate quante persone e lì ci sarà il fatidico incontro, questo incontro tra madre e figlio, il Gesù cullato e la Madonna addolorata, che è il grande Merola, lo diceva mamma, che sette spade croce, una cosa che è stata sempre raccontata, una cosa che ti trasporta nella emozione e tante volte anche nel pianto. Ho preso appunti per quanto riguarda anche, e questa è una cosa che verrà dopo, sulla testimonianza di questa canzone che tutti chiamano e danno il titolo come il Sol Oscura, Trema la Terra, vi darò
dei cenni quando vedremo queste immagini del coro, un coro formato dall'inizio della processione di circa 250 fanciulle, detto anche il coro dalle voci bianche, ma adesso ne saranno un 180. Io invito sempre le mamme ascetane di iscrivere le proprie figlie, che partono dai 12 anni fino alla terza media, a farle iscrivere a questo coro, perché il coro è essenzialmente il cuore della processione, perché parte tutto da lì, parte da questo canto corale che accompagna tutte le scene della Via Crucis di Acerra. Vogliamo camminare un poco, Michele? Perché il portone è ancora chiuso, se lo fai vedere io vi faccio vedere il tutto, no? Il portone è ancora chiuso. Quando si apre quel portone noi correremo sicuramente per farvi vedere come esce la Madonna. Vieni. Io ho la stessa impressione, perché io ero qui fermo nell'angolo dei giornalisti accreditato quando venne il presidente Mattarella proprio in questa piazza ad Acerra. Era affollata, ma non così, perché questa processione accarezza un po' con l'anima dei nostri acerrani, no? Ci dà questa carezza un po' particolare e ci fa sentire un poco più vicino alla comunità, più vicino alla città, tra virgolette, con tutti i problemi che stiamo avendo ultimamente, che problemi che non ci appartengono, problemi che noi vogliamo allontanare, ma che vogliamo anche, come dire, coinvolgere le associazioni, coinvolgere gli amministratori, coinvolgere la Chiesa, coinvolgere tutte le forze sane della città. Guardate quante persone, eccole, giovani sui muri. Questa è una bella immagine della mia città, è un'immagine compatta, è un'immagine di fede, è un'immagine di credo, è un'immagine di chi si sente acerrano, figlio di questa terra, che vuole, come dire, tra virgolette, anche ribaltare questo momento un po' buio per la città. Quanti bambini, guardate, questa è una cosa bellissima, c'è le madri che vogliono i bambini a guardare questa, eccolo, a questa processione. Michele, dobbiamo adesso correre, il portone si è aperto, guardate, siamo veramente sul pezzo. Complimenti a Michele Gaglione, che ha realizzato il tutto nel migliore dei modi, dando, eccolo qua, il portone si è aperto, adesso uscirà la Madonna. Spero sempre che l'audio sia eccellente, Michele. Dai, sempre. Sì, dai, sempre. Vogliamo anche una mano da parte vostra, ragazzi. Siamo, oh, mamma mia, siamo anche, come dire, voglio dire, dateci anche voi una mano che state guardando la processione, di darci dei segnali. Il reparto di ortopedia di Acerra ci guarda. Reparto di ortopedia di Acerra che ci guarda. C'è Andrea Piatto, c'è Carmela Auriamme. Carmela, siamo in diretta, vieni un momento. Andrea, vieni un momento. Vincenzo, venite. Carmela, c'è l'onorevole Carmela Auriamme. Allora, Carmela, velocemente, una tradizione forte, una tradizione che ci appartiene. Tu come la vivi? La vivo stando a casa, cioè questa fa parte delle nostre tradizioni più intime. Chi è di Acerra non può non assistere e partecipare alla processione del Venerdì Santo. Io per un periodo stavo in Inghilterra e mi ricordo, sì, mia mamma mi chiamava e mi metteva in audio la canzone, la famosa canzone. Il Sosso Scuro. Senti, al di là della canzone, ti lascio andare dopo, c'è una scena in particolare che ti emoziona di più? La flagellazione, probabilmente. La flagellazione, sì, quella è sempre, è la caduta di Gesù. La caduta di Gesù, che per tanti anni è appartenuta a Pasquale, sì, Ubaccalaiuola, no? Io l'ho raccontata attraverso questo racconto. Sì, credo che sia proprio la scena che tutti aspettiamo, sì, quando ci fermiamo sulle transenne. Ho capito. La famosa caduta di Gesù, e quindi
quel momento che tutti quanti compartecipiamo al dolore di Gesù e di là ovviamente della Madonna. Onorevole, ti ringrazio per questa tua testimonianza, spero di avere Andrea Piatto. Andrea, non puoi dirmi di no, sono in diretta. Vincenzo, dopo tocca a te, c'è bisogno anche della testimonianza al ministero. Ciao Andrea. Ciao. Allora, io ho detto anche a Carmela, la processione ci appartiene, c'è una scena in particolare, al di là della canzone, no? C'è una scena in particolare che ti acchiappa, ti prende. Guarda, devo dire la verità, a me piace molto il popolo, cioè piace il. Questa è. Fede, tradizione, cultura, identità, è un po' come Giglie a Nola, sì. Quindi non è solo importante per chi è cattolico, quindi ci dobbiamo esserci a modo nostro, cercando di far sentire la città che ci siamo, è chiaro che poi tu sai bene che in questo venerdì il popolo scelse Barabba e non Gesù. Ok, grazie, subliminale, grazie Andrea. Dopo ciao, Andrea, eccola qua, è uscita la Madonna, eccola, vedete? Ecco, adesso la Madonna fa il percorso di via San Marco, eccola, via San Marco, per andare per via Roma, poi intravede con corso via Trieste Trento e poi automaticamente incontrarsi con il Gesù, il figlio morto, al centro di Piazza Castello. Questo è un percorso che quest'anno è stato cambiato perché ci sono alcuni lavori, già negli anni successivi si faceva via Gaetano Caporale, ma adesso via San Marco per intraprendere via Roma, via Trieste e Trento, e questo incontro che ci acchiappa, che ci accarezza l'anima e ci dà quella emozione molto 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 forte, molto 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 forte. Vi spiegherò tra poco anche la canzone del Sorso Oscura che adesso sicuramente partirà. Sono già pronti gli orchestrali, attenzione, stanno arrivando anche le voci bianche del coro, le voci bianche del coro, eccole qua. Ah sì, capito. Allora, ad occhio e croce ne saranno un centinaio. Michele, attenzione perché il portone è aperto. Il portone è aperto. Attenzione al filo. Allora ragazzi, mi rivolgo sia a YouTube e mi rivolgo sia a Casa Teatro APS. Se potete condividere, vi ringrazio. Se potete condividere. Ecco, poggiamo un momento il treppiedi a terra, quando uscirà il Gesù cullato dal portone della chiesa Maria Santissima dello Suffragio. Allora io adesso invito un po' Michele a parlare. Michele, allora che... Vabbè, tutti. Vabbè, innanzitutto volevo chiedere conferma ancora una volta se l'audio è tutto a posto. Sì, per sì, essere sì. Tranquilli. Sì, l'audio credo. Aiutare. Allora, se ci potete aiutare per quanto riguarda gli Peppe amici... Russo, dici tutto. Peppe Russo, dici tutto, però Peppe sembra che sia in aereo. Peppe Russo dice Michele. Dimmi Peppe, dimmi. Allora, se puoi leggere tu. Ringraziamenti dalla provincia di Viterbo. Sì. Saluto la provincia di Viterbo, saluto anche gli amici, l'ho detto prima, da Grosseto, dal Lago del Garda, da Bologna, da Firenze, che ci stanno seguendo in diretta. Vedi un poco Peppe cosa, quando contatta Peppe Russo vuol dire che qualcosa... Eccole qua, ingresso in Gerusalemme, eccolo l'ingresso in Gerusalemme.
palla. Ingresso in Gerusalemme, riprendiamo tutta la processione da qua. L'ultimo, fate questo in memoria di me. Vediamo cosa arriva adesso, quale scena arriva, il tradimento che rappresenta il Nazareno in catene nell'orto del Getsemani con il traditore Giuda Iscariota che porta la borsa con i 30 denari e la corda con la quale si impiccò. C'è anche Pietro con il gallo vivo, poi vi ripeterò questa scena. Dovrebbe adesso arrivare la condanna a morte, tratta dei vari processi intentati a Gesù che sfila in catene. Vi ripeto ancora, siete collegati con Casa Teatro APS, APS vuol dire Associazione per il Sociale, a parlarvi Vincenzo Maria Pulcrano sul canale YouTube. Sì? Di alle persone che non scrivono su Messenger perché non possiamo leggere. Magari sì, sì, no, non dovete scrivere su Messenger perché non vi leggo su Messenger, né su WhatsApp, sì, né su WhatsApp, né su Messenger, lo posso fare solo dopo. Io vi dico solamente che noi seguiremo la processione, eccola qua, la condanna a morte che è la quarta scena, vi dico solo che seguiremo la processione fino al corso della Resistenza, poi stacchiamo la diretta e ci rivedremo fra un'ora e mezza per collegarci da Corso Garibaldi. La condanna a morte, dicevo, che tratta dei vari processi intenti a Gesù. Per quel che ci riguarda, come giornalisti ci stiamo comportando bene stando davanti alle transenne e senza invadere le scene noi. Ecco, vedete? Immagini molto molto belle. Michele Gaglione sta controllando anche i vostri iscritti, però attenzione, ripeto ancora, non dovete scrivere su Messenger né tantomeno su WhatsApp, non rispondo nemmeno a mia moglie, figuratevi, quindi lasciatemi questa battuta. Peppe dice che ha condiviso la diretta su Acerra nel Mondo e sul Papec. Ah, grazie Peppe, sei un grande. Signora, vuole passare davanti? La facciamo vedere in tutto il mondo, signora. Io mi inginocchio a lei. Io lì volevo nascere. Guardate questa scena bellissima. Questa è la scena toccante, il tamburo di sia crocifisso, la scena più teatrale in quanto aperta da un soldato romano che suona un tamburo, la marcia per i condannati a morte in questo caso. Questo soldato è mio fratello, impersonato da Pino Pulcrano. Questa è la scena più teatrale, una scena che ti acchiappa, una scena che ti lascia anche, tra virgolette, senza fiato, no? Filomena, mi metto davanti a te perché tu sei comprensibile. Mi perdoni, signora, mi perdoni, stiamo qui per la stampa. No, ma per l'amor di Dio, signora. Ecco, noi colloquiamo in diretta con tutti, che siamo aperti alla comunità. E fu crocifisso, è la sesta scena ed è composta dalla statua lignea del crocifisso. Io poi vi spiegherò ogni scena sul corso della Resistenza, vi darò delle informazioni su ogni scena, ma già so, la mia voce è tremante perché so che adesso partiranno, non è colpa nostra direttore, sto parlando con il mio direttore Rosario Versano perché Meta
ti dà delle limitazioni, quindi adesso siamo collegati, anche Pasquale Bove è collegato, quindi allora puoi condividere Pasquale, grazie. Allora, è una bella diretta, più bella dell'anno scorso, non vista dall'alto ma vista da vicino, così puoi contemplare tutta la bellezza somatica e toccante. Presidentino, adesso chissà dove sta, con la nonna, e con, scusatemi questo tono confidenziale. Ecco, guardate i costumi, guardate questi personaggi seriosi, interpretano la loro parte con molta serietà, una delle più belle processioni di tutta Italia. E scusatemi se sono realmente in questo momento di parte, solo di parte. Seguirono Gesù, ecco, è formata dalle donne che stavano ai piedi della croce. Maria è la madre di Gesù. Sai chi porta la croce? Mo vediamo, attenzione all'uomo nero. Gesù deposto. Sì, adesso dovremmo avere l'ottava e ultima scena, che è Gesù deposto dalla croce. Il Gesù deposto dalla croce esce direttamente dal portone della chiesa Maria Santissima del Suffragio, dove percorrendo questi, diciamo, 120 metri di piazza fa l'incontro con la madre. Come dicevano alcune persone, alcuni cittadini, anche Filomena Stompanato diceva, al di là del significato religioso della cosa, l'incontro tra una madre e un figlio. Noi andiamo adesso, ecco, però io vorrei costeggiare, perché noi adesso andiamo nei dettagli della processione sul costo della resistenza. Guardate quante persone, testimonianza di questa bellissima via Crucis. È un po', ricordo, sono petulante, perdonatemi, ma per rendervi l'idea, è un po' come quella giornata quando il Presidente della Repubblica Mattarella è stato presente nella città di Acerra. Noi cerchiamo adesso di prendere questo incontro quando nel miglior modo possibile. Ecco, c'è anche Don Ciro, è una cosa bella questa, un'immagine bellissima, Don Ciro Barbato sparso tra la folla. Don Ciro Barbato è il parroco del Duomo di Acerra, di cui mando un caloroso saluto affettuoso. Buonasera, ed eccolo, ecco, questa è tutta la città, questi sono gli acerrani che provano un senso molto profondo di questa processione che vi dà proprio veramente i brividi. Allora, dopo l'ultima scena di Gesù deposto dalla croce, sfila la statua di marmo del Gesù, eccolo, che sta uscendo in questo momento, eccolo là, dalla chiesa del Suffragio, accompagnato da questa musica bellissima, toccante, che qualcuno definì con un titolo, diciamo, preso non a caso, ma con il sol oscuro. Non mi ero accorto che ero inquadrato, grazie a Michele Gaglione, e ascoltatela in sottofondo, è un qualcosa di eccezionale. Io adesso vorrei leggere qualcosa per quanto riguarda la canzone, che è a pagina 28 del libro di Eshamaron, perché... Però vi faccio ascoltare prima il brano, ascoltatelo in sottofondo. Eccolo, ascoltate, eccolo Gesù. Thank you.
tronca nella mia forma grammaticale, non riesco a parlare, forse l'emozione appartiene a voi, appartiene a me, sono una persona che vive, un essere umano, ma chi è a Ceranodoc non riesce assolutamente a dire un qualcosa per quanto riguarda questo momento così intenso. Anche in questo momento il volto di Filomena Tardi, la vedete? Questa signora, cioè un qualcosa di qualcosa di profondo, qualcosa che ti strappa l'anima, questo il sosso scuro. Queste sono le voci bianche delle gentilissime signorine di Acerra, il maestro Di Costanzo, che è il direttore di questo coro da tantissimi anni, sempre fedele, sempre presente alla processione. Noi cercheremo adesso sicuramente di prendervi questo incontro bello tra mamma e figlio. Mi perdonate, no? Di questo momento di commozione, perché raga, ci vuole, voglio partecipare con voi. Attenzione, attenzione, dopo l'incontro io vi porto nei vicoli di Acerra con me, rimanete sintonizzati, per riallacciarci sul corso della resistenza, sul corso della resistenza. È da lì che vedremo tutti i particolari della processione, per poi bloccarci e riprendere la processione dal corso Garibaldi all'incirca dopo un'ora e 10 minuti. Dovremmo andare davanti, speriamo che ci fanno passare. Buonasera, il comandante dei carabinieri, speriamo che ci fanno passare. Permesso, siamo la stampa. Permesso, signora, permesso, chiedo scusa. Ecco, velocemente che riprendiamo questo. Ecco, vieni, 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 sotto, sotto. Vieni, Michele, sotto, 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 sotto. Eccolo qua, ecco, sotto sotto, non invadiamo quello che è il perimetro della squadra e del... Ecco, vieni qua Michele, non ti preoccupare, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ti dico io dove andare, scusate ai colleghi, ecco, scusate ai colleghi, scusate ai colleghi, scusate ai colleghi, eccola la Madonna, che viene da via Trieste e Trento. Questo è il punto cruciale da 107 anni, dove c'è questo incontro tra madre e figlio, cioè tra il credo, ma anche di una cosa umana, l'incontro tra una madre e un figlio, una cosa naturale, una cosa che ti prende, ti piglia. E questo è un momento molto 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 toccante. Spero che le immagini vi arrivino nel migliore dei modi. Ecco, facciamo vedere il Gesù qua, guarda, sotto gli alberi, basta che alzi solo il... eccolo qua, eccolo qua, eccolo. È l'incontro con la Madonna. Eccola che sta arrivando la Madonna. Fin dal 1899 la banda municipale della città di Acerra è stata diretta dal maestro Antonio Faraia, e nel 1900 con incarico provvisorio del maestro Donato Montano, quello che ascoltate in sottofondo. È dal 1994 che Lino viene seguito dal civico complesso bandistico Giovan Battista Pinna della città di Acerra. C'è stata inoltre una operazione di recupero negli stessi anni a cura della civica scuola di musica e dell'ente morale associativa Ars et Labor, che ne ha affidato al maestro Mario Cervo la strumentazione per la banda. Siamo quasi pronti per questo incontro. Fuori dalla scena, fuori dalla scena.
spagnolo. Speriamo che questo incontro ci arrivi. Tantissime persone. Guarda, ti chiedo per cortesia, quanto spazio, non può camminare. Qui devono andare indietro. Qua più dietro. Fatevi più dietro, per favore. Signori, più dietro. Ecco, Gesù avanza, la Madonna avanza, questo dopo tanti anni riusciamo a fare una ripresa molto bella, perché siamo in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, è un momento toccante. Ecco, c'è anche qualcuno che si sente male. Ma dopo c'è il cancello. Una ragazzina che arriva in breve. È un di ciovolo, sicuramente. Vediamo. C'è un piccolo problema, c'è stato un bambino che si è sentito male, niente di grave, quindi voglio informare anche le persone che ci stanno seguendo in diretta in questo momento, niente di grave, il bambino si è ripreso, una bambina si è ripresa, adesso dovremmo riprendere la diretta per questo incontro che ci tocca in modo emozionale. Alla televisione. Allargatevi tutti quanti, Vediamo se riusciamo, tu alza quanto più è possibile, che ormai arrivati qua. Ecco, sentite anche in sottofondo quello che può succedere in un momento così importante ma caotico allo stesso tempo. Saluto un po' tutti gli amici in questo momento. C'è solo una signora che da mezz'ora. Signora, grazie. Eccola qua. Speriamo di fare questo incontro. Eccolo, Gesù si muove, la Madonna arriva, dovrebbe partire la musica nel momento, eccolo l'incontro. Magnifico. Thank you.
Ecco, adesso Gesù, cullato, deposto dalla croce, continua il suo cammino, accompagnato dalle voci bianche. Quest'anno saranno intorno alle 100-120 ragazze, subito dopo il coro ci sarà poi la processione, seguirà la Madonna con le donne vestite in nero. Ascoltiamo in sottofondo questo magnifico inno alla Madonna. Ecco, adesso dietro le voci bianche c'è la banda musicale. Maestro Di Costanzo, maestro Rega, maestro Pulcrano, maestro Peppe Renella, un altro maestro Di Costanzo e tanti altri cognomi. Maestro Modestino De Chiara, eccolo qua, il perno di questa banda, grande figlio acerrano, Modestino De Chiara. Peppe Renella l'ho nominato prima, eccolo qua, il nostro maestro grande. Il più piccolino, Gallo, eccolo qua, guardate, sassofonista. Io mi avvicino a lui, eccolo qua, lo accarezzo. Guardate, questi sono i figli della città, non da meno queste splendide signorine. Non da meno questi splendidi giovanotti. Ecco, guardate, questo è il corpo della banda musicale della città. Da premettere che non era al centro, ero all'interno della banda, va bene, ma sta bene così. Sta bene così. Francesca! Ecco il sindaco della città, Tito D'Enrico, accompagnato dal comandante dei carabinieri, dal vice sindaco, da alcuni consiglieri comunali. Bene. Il popolo di Acerra dietro la statua. Attenzione, ecco la Madonna sta partendo, noi andiamo tra le vestite nere dopo, eccola qua la Madonna, parte la Madonna. Accompagnata dai cullatori che hanno fatto la storia di questa processione. Adesso vieni con me caro Michele. Salutiamo anche Marco De Micco,
che ha fatto la storia della processione. Eccole qua le signore vestite di nero, che poi dopo vi racconto alcuni aneddoti, la storia. Noi ci incamminiamo verso di loro perché poi con le nostre telecamere io vi accompagnerò tra i vicoli, mi seguite, tra i vicoli della città di Acerra per incontrare poi la processione esattamente sul corso della Resistenza ad Acerra. Corso della Resistenza, eccolo qua, io sto proprio viaggiando in mezzo alle vestite di nero, anche se mi passano qualcuno davanti. Eccolo, questa è una tradizione che ci appartiene da anni. Eccola, con i ceri, questi ceri verranno accesi questa sera durante poi il rientro dell'estato e di Gesù cullato e della Madonna addolorata. Allora io cerco adesso un po' di respirare, no? Un po' di respirare perché ecco qua, è finita qua. Faccio respirare anche un poco al mio Michele. Eccolo qua, la processione è finita qua. La domanda. Vediamo, ecco, la domanda è in diretta perché non riescono a capire che siamo in diretta. Scusate. E lui vuole domandarmi un qualcosa, però dico io, probabilmente sono io sbagliato e non gli altri, ok? O segui, la ringrazio. Allora Michele, dimmi quanto sei pronto, andiamo, ciao! E andiamo anche, dobbiamo andare tra i vicoli? Ok. Io farei il vicolo Frassio? Sì? C'è sempre in linea, no? Vediamo un poco, io mi allontano da voi, wow, quanti ne siete? Quanti ne siete? Sì, sì, non ti preoccupare, quanti ne siete? Tantissimi. Ne siete tantissimi, devo dire la verità, eh? E questo mi fa enormemente piacere, mi fa enormemente piacere. Seguiteci perché ci sono ancora tante cose da raccontarvi, attenzione, tante cose belle da raccontarvi. Io adesso vi sto portando per via Trieste e Trento, vi porterò nei vicoli acerrani. Ecco, la gente adesso sta facendo il nostro stesso percorso perché vuole incontrare la processione già sul corso della Resistenza. Lì vi spiegherò la scena, vi dirò cosa c'è nelle scene, iniziando dalla prima per finire all'ottava scena. Una volta chiuso il corso della Resistenza, noi ci prendiamo un'ora e dieci di spacco per riprenderla di nuovo al corso Garibaldi di Acerra per poi terminare questa sera con la crocifissione che avverrà sul castello baronale di Acerra. Signora, ce l'ho apposta qui, l'ho messo apposta, la ringrazio signora. Allora giriamo a destra, dai. Gli acerrani sono attenti. Vicolo Frassio, ragazzi, vicolo Frassio, un qualcosa di eccezionale questo vicolo Frassio, che ha caratterizzato un po' a me la mia giovinezza, ve lo ricordate? Guarda, inquadra vicolo Frassio almeno. Buonasera. Buonasera, facciamo vedere questo scorcio del centro antico di Acerra, com'è bello, eccolo, tutti stiamo andando alla stessa meta. C'è il controluce? Poco. Allora, com'è andata fino adesso? Mi date qualche messaggio, un qualcosa? Avete ascoltato bene? Avete visto bene le immagini? Dai, ditemi. Fatemi sapere, ci sono anche le risate in sottofondo, io sto in diretta e ci sono le risate in sottofondo che accompagnano bene come il sol s'oscura.
proprio doc, continuate a ridere che mi fate compagnia nei miei racconti, ok? Siamo collegati in tutto il mondo tramite la pagina, ripeto, Casa Teatro APS, sul profilo di Vincenzo Maria Pulcran, sulla testata giornalistica ilpapish.it, su Acerra nel Mondo, che è un gruppo chiuso, e stiamo arrivando adesso a Piazza San Pietro, dove riprenderemo tutta la processione che proviene dal Corso della Resistenza, perché prima vi ho detto anche il percorso Piazza Castello, che l'abbiamo già fatto, stanno andando per via Leonardo da Vinci, via Conte di Lemos, Corso della Resistenza, Piazza San Pietro, Corso Italia, via Petrella, Piazza Falcone Borsellino, Corso Garibaldi, via Soriano, via San Francesco d'Assisi, Corso Vittorio Emanuele, via Annunziata, via Roma, Corso Trieste e Trento e Piazza Castello, che si conclude la processione. Noi andiamo adesso a raccontare la prima scena. I complimenti e i saluti da parte di Mimmo Gaglioni. Ah, allora se Mimmo dice che tutto quello, lui ci crede, guarda. Mimmo Gaglioni, il papà di Michele. Michele che sta facendo un lavoro straordinario assieme a me. Un lavoro straordinario insieme a me per questa diretta. Vi stiamo donando questa emozione in diretta. Vedete, io potevo anche interrompere la diretta, ma vi ho voluto con me. Abbiamo fatto uno scorcio dei vicoli di Acerra. Se passiamo a Corso Vittorio. Se passiamo? A Corso Vittorio. Non lo so, noi dobbiamo andare a Corso Garibaldi. Il terzo step è Corso Garibaldi. Poi decideremo il da farsi. Già, noi siamo. Complimenti dalla gente. Oh, grazie, grazie, gentilissimo, dalla Germania. Un abbraccio, sai come si chiama questo dalla Germania? Ok, 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 ok. Allora, cerchiamo di entrare come stampa, se ci fanno passare, se ci danno la licenza, almeno di un piccolo spazio. Venite, venite. Buonasera di Gennaro, io saluto anche gli amici stando in diretta. Eccolo. Ragazzi, siamo al capo della processione, quindi anche dalla Germania possono vedere. Noi siamo a Piazza San Pietro, dove stiamo per imboccare con la processione che proviene dal Corso della Resistenza, dopo aver attraversato via Leonardo da Vinci, cioè a Basho Park. Venite con me, possiamo prenderci possesso della postazione. Permesso signora, mi perdoni, grazie. Vieni, vieni. Vieni, vieni Michele, eccoci qua. Eccoci qua, possiamo anche camminare Michele. Permesso? Ecco. Eccola lì la processione, guardate quante persone, quanta gente. E io inizio a raccontarvi adesso la prima scena, andando anche nei dettagli. Noi abbiamo visto un qualcosa a Piazza Castello per farvi vedere appunto l'uscita. Adesso vi racconterò anche le scene, i personaggi che sono presenti, gli attori che sono presenti. Gli attori sono rigorosamente della comunità, persone che fanno parte. Da zero e infatti ci su pure tu e caricassi con 40 e 5. Ma poi ci fa aumenta, nuovo ricorda sempre che siamo dove siamo. Allora volevo ricordare che al di là della pagina di Casa Teatro APS, qualcuno ha condiviso sul mio profilo Vincenzo di Casa Teatro APS,
qualcuno ha condiviso sul mio profilo Vincenzo Maria Pucar, non per colpa nostra, noi dovevamo collegare un poco tutti i nostri siti, ma giustamente Meta mette delle restrizioni. Abbiamo condiviso, abbiamo fatto la diretta, stiamo facendo la diretta solamente sulla pagina Casa Teatro APS. Siamo presenti su YouTube con Miga Channel 2022 di Michele Gaglioni. Poi qualcuno ha condiviso su Casa Teatro, su Ascera nel Mondo, gruppo chiuso, sulla pagina della testata ilpapsch.it e su altre nostre pagine. Ci troviamo al corso della Resistenza. La processione cammina in modo lento perché dobbiamo aspettare un poco, tra virgolette, le luci delle tenebre, le luci delle tenebre per affinché si possa guardare bene e, tra virgolette, avere una buona visione per quanto riguarda la crocifissione che verrà fatta nel Castello Baronale. Non voglio distorcere quello che è la storia, ma a me mi viene da dire così, mi scusi signora, mi scusi. Sì, ricordiamo di far condividere un po' a tutti perché dobbiamo arrivare un poco in tutto il mondo. La processione più bella d'Italia, scusatemi se sono d'arte. Intanto sta arrivando. Sta arrivando? Sì. Infatti sono pronto con la prima scena. La prima scena che è ingresso in Gerusalemme. Ho visto già il posto dove metterci, però con la speranza che questo pallone non ci dia. Comunque dalla Germania, si chiama Damiano. Damiano, un abbraccio da Acerra, da parte nostra, da parte di tutta la direzione. Luisa Manna dice è vero, la più bella. Complimenti ricevuti dalla Germania. Ok. Io direi qua, c'è anche un carissimo amico Nino Russo, come? Non è meglio l'incrocio? Quale incrocio? Dimmi. No, là è un qualcosa di... Allora facciamo così, mi tieni un attimo. Certo, quello che vuoi. Sì. Guarda che fermezza, guarda. Dimmelo. Eccola qua, sta arrivando perché... Ok, allora vado un poco indietro io, dai. Sì, sì. Cioè due di noi riusciamo a fare il tutto, vorrei farvi vedere come stiamo lavorando. Veramente stiamo donando delle immagini che io vi faccio vedere anche le persone, guardate quanta gente, veramente la città è piena, guardate, la città è piena, piena la città, guardate, anche i bambini. Sì, anche i bambini, guarda che sta arrivando, tu quando più forte puoi andare dietro perché io voglio raccontare l'entrata in Gerusalemme. Ok, vediamo se si ferma, io racconterò la prima scena che è l'ingresso in Gerusalemme. Anche noi acclamiamo Gesù Re e Signore. Saluti da Amsterdam. Saluti da Amsterdam, un abbraccio a voi dalla città di Acerra. Ecco, allora posso raccontare la prima scena. Ingresso a Gerusalemme rievoca il trionfale ingresso di Gesù tra palme sventolanti e mantelli stesi al suo passaggio. In alcune edizioni passate il personaggio che interpretava il Cristo cavalcava un asinello, così come riportato dal passo evangelico, ma sono anni l'asinello è sparito anche il Gesù
E noi ci domandiamo, ma perché? E non lo sappiamo. Vorrei dare una risposta, ma non lo sappiamo. Sicuramente fra qualche anno questo asinello e questo Gesù riapparirà di nuovo in questa prima scena, che ripeto, che è ingresso in Gerusalemme. Vedete anche la serietà di questi personaggi, di questi giovani della comunità acerrana, che danno teatralità a questa bellissima rappresentazione. Ripeto, sono petulante, sono di parte, per me è la processione più bella d'Italia e mi limito nel perimetro nazionale. Ecco, sta partendo, ingresso in Gerusalemme, mentre la seconda scena è l'ultima cena. Ecco l'ingresso in Gerusalemme, ci interessa questa scena e poi c'è l'ultima cena. Camminiamo indietro, Michele, perché voglio raccontare questa scena, che è l'ultima cena. Fate questo in memoria di me. È costituita dalla figura di Gesù con i 12 apostoli che portano il pane e il vino, simbolo dell'Eucaristia, la brocca con l'acqua ed un asciugamano di lino bianco, simbolo della lavanda dei piedi. Anche in diretta mi salutano, io accetto il vostro saluto in diretta, così voglio morire. La terza scena è il tradimento. Il tradimento rappresenta il Nazareno in catene nell'orto del Getsemani con il traditore Giuda Iscariota, che porta la borsa con i 30 denari e la corda con la quale si impiccò Pietro con il gallo vivo che canta due volte dopo il suo triplice rinnegamento di conoscere il maestro. Ecco, vedete, Nazareno in catene. Questa è una bellissima scena. E subito dopo c'è la scena della condanna a morte. La quarta, condanna a morte, tratta dei vari processi intentati a Gesù che sfila in catene, seguito dai sommi sacerdoti del tribunale religioso del Sinedrio, Anna, Fa e gli altri, dal governatore romano della Giudea Ponzio Pilato e la moglie con un vaso d'acqua con la quale a suo tempo si lavò le mani della sorte di Gesù di Nazaret, dal re di Israele Erode, la moglie Erodiade, Salomè e la sua corte. Sfilano anche numerosi soldati romani, molti dei quali a cavallo, ma noi stiamo leggendo una storia di 15 anni fa, quando la processione della città di Acerra aveva ancora tutta un'altra teatralità, perché se ci fate caso, in questa processione, come quella dell'anno scorso, come quella di 4 anni fa, prima della pandemia, non c'erano la presenza dei cavalli. Ecco, vediamo questa immagine bellissima.
in sommo silenzio ci avviciniamo a loro, guardate la serietà di questi personaggi, partendo dalle fanciulle. Ecco, questa è la brocca, quella è l'asciugamano. Pilato e la moglie. Questa è una delle scene più belle come colori, come cromaticità. Ecco, sta. Adesso si avvicina la quinta scena, stiamo lasciando la condanna a morte per avvicinarci alla quinta, che sia crocifisso. Questo è Pilato con la moglie. Guardate la serietà di questi personaggi. Sta arrivando la scena che ti spezza dalla emozione. Sia crocifisso, la scena più teatrale in quanto aperta da un soldato romano che suona un tamburo. La marcia per i condannati a morte rappresenta la faticosa salita al Golgota del Cristo, fragellato dai soldati romani sotto il peso della croce e con il capo coronato di spine, aiutato da Simone il Cirenee. Guardate questo Gesù, è impressionante. Figlio di Acerra, un Gesù impressionante, di come è truccato, di come interpreta questa parte di dolore e di come cadrà. Guardate, ecco, ci hanno dato segnale, grazie a Vincenzo Piccolo, sempre attento, di dove cadrà il Gesù. Cade la corona, vedete? Un soldato gliela pone. Qui ci sono figure storiche della processione acerrana. Vedete il primo soldato romano, Vincenzo Piccolo, che sono più di 30 anni. Ecco che in persona, ripeto, questa scena più teatrale, ma una scena di dolore, di commozione. Una scena a volte toccante, vera, per gli animi sensibili e per le persone che credono e hanno fede nel volto del Signore. Voglio ancora invitarvi a guardare bene questo Gesù. Ecco la sofferenza di questo figlio acerrano. Io ho intervistato questo ragazzo, mi ha sempre detto che durante la processione non si accorge nemmeno della fila o delle persone che sono presenti durante il tragitto. Lui si annienta, si azzera mnemonicamente, visivamente, e partecipa costantemente a questa flagellazione che poi terminerà a Piazza Castello questa sera intorno alle ore 21 con la crocifissione sul colle del castello baronale di Acerra. Vogliamo guardare la luminosità del telefono?
Spagna. Noi salutiamo Luisa La Montagna dalla Spagna. Io non commento più perché la processione in questo momento è ferma. Come si chiama Zanfardina? Allora, il Gesù che voi state guardando, che ho avuto il piacere di intervistare 2 anni fa, si chiama Ignazio Zanfardino. È un ragazzo, guardatelo, non è che in questo momento mi sta ascoltando e sta recitando, è un ragazzo veramente di una fede profonda, tronca anche un po' la mia forma di grammatica perché sono emozionato. Ripeto, sono petulante, lui azzera tutto il percorso, visivamente, mnemonicamente, non sente nessuno, probabilmente non vi sta ascoltando, lo sta ascoltando nemmeno me. E con un sorriso, quando lo intervistai, mi disse anche, io sento molto le frustate del primo giudeo, in questo caso di Vincenzo Piccolo, storia, icona della storia della processione del Venerdì Santo. Io ho detto prima 30 anni, ma sono più di 30 anni, perché dovete sapere che la comunità cerrana già dall'età dei 12, 13, 14 anni partecipa a questa rappresentazione. Per quanto riguarda le donne, si inizia con il coro delle voci bianche fino ad arrivare ad un'interpretazione straordinaria che viene comunicata la sera prima, se non la mattina della processione del Venerdì Santo, e parlo di chi impersona la Madonna. Quest'anno la Madonna l'ha impersonata una carissima amica, si chiama Angela D'Onofrio, Tabacchi a Piazza Castello. Lei ha avuto la comunicazione da Donnello Crimaldi. Ieri sera, con un semplice pacca sulla spalla, viene un momento in ufficio. Questi sono momenti veramente toccanti. Chi ha vissuto, chi vive in città, sa di cosa sto parlando. E ha avuto questa busta bianca dove, estraendola, c'era scritta nome e cognome e in persone la Madonna. Questa è un po' la teatralità di questa fede, che ci accarezza da tantissimi anni. Io non sono adesso solamente un cronista che crede, in questa città, ma soprattutto un cronista che crede nella complessità, tra virgolette, ma anche leggerezza di questa rappresentazione, il percorso del nostro Signore. Adesso vi facciamo vedere la caduta, attenzione, Gesù cade proprio nell'incrocio di Piazza San Pietro, che poi fa proseguire la processione sul Corso Italia per poi imboccare la strada, il percorso che vi ho detto prima, via Petrella. Eccolo. Visto in sommo silenzio, guardiamo questa scena. Michele, sorpassa, dai. Vedo, sto in sommo silenzio. Eccolo. Sta per cadere in questo tratto, sta per cadere.
regna un silenzio toccante, perché tutti sanno che adesso nella curva che mette sul Corso Italia c'è questa scena molto forte della caduta di Gesù. Vedo in lontananza che in questo momento è apparso anche il Gesù cullato e la Madonna, che provengono da via Leonardo da Vinci. La lentezza di questo percorso è perché dovremmo giustamente andare, tra virgolette, un po' tra la luce delle tenebre, la luce delle tenebre, cioè aspettare l'oscurità poi per l'ultima scena che si chiude a Piazza Castello con la crocifissione sul colle, tra virgolette, del castello baronale di Acerra. Noi siamo ancora nella scena quinta, sia crocifisso, ripeto, ancora la scena più teatrale, perché è aperta da un soldato romano che suona con un tamburo la marcia per i condannati a morte. Abbiate pazienza se l'immagine è ferma, anche perché abbiamo un po', tra virgolette, paura per quel che riguarda il segnale. Però fino adesso non abbiamo avuto, Michele, vero? Non abbiamo avuto nessun problema con la linea telefonica, quindi ecco, vi facciamo vedere un qualcosa. Ho detto, una piazza strapiena, Acerra è strapiena di persone, grande partecipazione anche dai balconi. Sicuramente stasera Piazza Castello sarà, eccolo qua, dovremmo avere adesso questa caduta, speriamo, eccolo. C'è il Cireneo che lo aiuta a rialzarsi, gli prende la croce, eccolo. Ecco i due ladroni. Anche loro flagellati. C'è la Veronica, e poi c'è la scena del sia crocifisso. Eccola qua, e fu crocifisso, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È composto dalla statua di legno del crocifisso portata da uomini vestiti di bianco con una corona di edera sulla testa. Ma io sto leggendo sempre questi scorci della storia di quando la processione teatralmente era anche di un'altra teatralità, anche come costumi. Poi ci sono i soldati che divisero le vesti con i dadi, tirarono a sorte la tunica per non strapparla dal centurione che glorificò Dio
e da fanciulle che portano il lenzuolo insanguinato nel quale fu avvolto il cadavere. E questa che vedete in questo momento, questo lenzuolo, è la sindone, ecco, portate da queste due ragazze vestite di viola. Eccola, questa è la sindone. Questa è la sindone dove fu avvolto il cadavere di Gesù. Subito dopo questa scena c'è la settima, che porta il titolo di Seguirono Gesù, nel momento in cui partirà la processione. Vi racconterò di questa storia. Siamo in diretta da un'ora e mezza, ininterrottamente, per darvi queste emozioni che vi arrivano fin lì. Voglio ringraziare chi ci ha contattato dalla Germania e dall'Inghilterra. Saluto gli amici a Chicago, gli acerrani a Chicago. Eccola la scena, la settima, Seguirono Gesù, è formata dalle donne che stavano ai piedi della croce, Maria, la madre di Gesù, Maria di Magdala, la Maddalena, Maria di Cleofa, dall'apostolo prediletto Giovanni, al quale Gesù affidò la madre, da Giuseppe d'Arimatea, ed eccola la Madonna, Angela D'Onofrio, prima l'ho citata, ha saputo della parte solamente ieri sera da parte del parroco. Gesù deposto dalla croce, questa è l'ottava e ultima scena. Ecco, attenzione, se ci facciamo con il Gesù cullato, capisci a me, ecco qua, sfila la statua di marmo del Gesù Cristo deposto dalla croce, è pesantissima, portata a turno sulle spalle da robusti uomini vestiti come quelli che portano il crocifisso nella scena precedente, seguita dalla statua dell'addolorata, dalle autorità civili ed ecclesiastiche, dalla banda e dalle fanciulle che cantano l'inno e da centinaia di donne vestite di nero. Eccolo qua, il Gesù cullato. Thank you.
questo è il punto più alto, l'equazione che vi parlavo è accompagnato da queste note, con questa carezza di questo verbo, di questa canzone, una cosa veramente eccezionale. Questi sono i giovani della, questi sono i giovani della, della banda, giovani e non capitanati dal grande Modestino De Chiara. Prima ho detto dei, dei cognomi, per stasera vi dirò un poco tutti i cognomi che compongono questa nobile banda della città di Acerra. Noi adesso in questo punto, con la regia di Michele Gaglione, aspettiamo la Madonna Addolorata. La Madonna Addolorata. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Siamo là, ti aspettiamo. Dove? Puoi aspettare, vuoi che sentiamo? Allora aspettiamo qua la Madonna. Diamo il maestro Lorinella, Modestino De Chiara, aspettiamo qua la Madonna. Che si sta caricando, perché sto 4-5, sto cosa attaccato, sta appicciato, però non carica secondo me. Vedi, sta caricando così. Allora adesso noi prendiamo la, 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 la Madonna e chiudiamo qua il collegamento, Allora la signora Manna dice grazie perché sono riuscito a vedere la mia nipotina nel coro. Grazie anche Giovanni e Emma Cardellino, sto leggendo qualche vostro commento. Andiamo sotto la Madonna, così se possiamo chiudere tra 5 minuti, che poi ricarichiamo il tutto e ci ricollegheremo probabilmente dal Corso Garibaldi. Eccoli qua. Guardate quanto è bella la Madonna, ecco, questa è la Madonna, se possiamo fare un primo piano, eccola, questa è la nostra meravigliosa Madonna dalle sette spade, eccola, eccola qua. Aspettiamo che si incammini. Eccola qua. Via la Madonna. Queste sono le signore vestite nere che prima abbiamo dato
abbiamo dato la visibilità, è una strada stretta, adesso è un po' più larga, questi ceri si accenderanno questa sera a Piazza Castello nel momento della rappresentazione della crocifissione. Allora, rimanete collegati, no, adesso chiuderemo la diretta per ricollegarci all'incirca fra un'ora, quindi fra un'ora vi arriverà la notifica che siamo di nuovo in diretta su questo profilo, su questa pagina che è Casa Teatro APS. Grazie per averci seguito fino a questo momento, grazie al nostro regista Michele Gaglione, potete seguire la processione anche su YouTube a questo indirizzo Miga Channel 2000 Miga 2022. Solo 22. Miga Channel 22 su YouTube, mentre vi arriverà la notifica per Casa Teatro APS e poi condivideremo anche sul giornale su Acera del Mondo e sul mio profilo Vincenzo Maria Pulcar. Spero di essere stato fino a questo momento insieme a Michele un buon oratore. Fra un'oretta e 10, ok? Fra un'oretta e 10 da un'altra postazione. Per il momento è tutto, vi lascio a questa immagine fra un'ora. Grazie da Vincenzo Maria Pulcrano. Aspetta. Aspetta, pubblica, vieni qua, eh? Ah, poi posso parlare, mo. Pubblica sul profilo, aspetta.